In studio con Roberto e Federico. Federico, adesso abbiamo qui direttamente la medaglia di bronzo, ce l'abbiamo qui davanti. L'abbiamo qui. Vabbè, la mostriamo anche, La perché mostriamo subito. Pesa parecchio. pesa in tutti i sensi la medaglia olimpica. Dicono Sì, che Jacobs abbia dovuto togliersele la dal sera, peso. è vero, la sera della festa di Marcella Desenzano, a un certo punto ho chiesto a Gelacitano: senti, ti fa niente, tieni un po' un attimo, perché effettivamente sì, sono pesanti. E insomma, sei andato sul podio, adesso raccontaci il momento. Here you are, bronze medal. Sì, è un momento che davvero ti ricordi per sempre, no? È un momento in cui a un'Olimpiade sali su un podio, è un momento Momento che. d'arrivo, ma anche di partenza per te. Sì, sicuramente è un momento d'arrivo perché comunque ho avuto grandi soddisfazioni in questa Olimpiade, ma che sicuramente sarà il rilancio, no? Per la prossima, comunque innanzitutto adesso per i prossimi mondiali che abbiamo l'anno prossimo, europei che avremo l'anno dopo, e poi per Parigi sicuramente che sarà la prossima Olimpiade, che sarà un buon punto d'arrivo, a 25 anni per me, quindi è un'età molto favorevole, è un'età perfetta. Maturazione perfetta dell'atleta, no? Anche fisicamente, sei al meglio, no? A 25 anni nel nuoto, almeno sei davvero nel punto migliore e quindi speriamo in quello. Avversari? Cioè, chi sono i tuoi avversari in questo momento a livello internazionale della tua categoria? Nessuno, il record del mondo ce l'ho io, puoi dirlo, Ma di chi era prima? Ad esempio, di chi era prima in eh? Era di un australiano del 2004, se non sbaglio. Giovanissimo. Cioè, no, del 2004, è stato fatto Ah, nel nel 2004. 2004. Quindi. Addirittura. Era da tantissimo che non facevo questo record del mondo in vasca corta nei 100 stile. L'abbiamo accaparrato, l'abbiamo preso, adesso ce lo teniamo, speriamo Beh, per un per un po'. È un po'. record che dura, non so, 17 anni, quanto è 17 anni? Eh sì. Cioè, superarlo Vuol dire che possiamo non è, dire. sì. Vuol dire che non è così facile Sono, in questi l'attuazione, eh? 17 anni sono passati per le acque, tantissimi atleti e nessuno l'ha superato. E tu ci hai già andato vicino Sì, a questo record. ero andato, in realtà l'avevo fatto, ma non era ufficiale, dato che la vasca in cui avevo Non fatto era la gara non era omologata. omologata per il paraswimming, che è l'ente ufficiale appunto internazionale. E quindi in realtà avevo fatto 1:00:16, l'avevo già fatto a maggio, a Il aprile, precedente record era? era 1:00:37. Fatto da questo australiano qui che era il record del mondo. L'europeo era di un inglese che era 1:01:0 tipo, però ho fatto Va entrambi, bene, via. Me li porto a entrambi casa e nel non se suolo, ne parla. hai riunito le corone sotto una sola testa. Italia. Pensavo portato via un inglese. Ma io credo che gli inglesi malediranno l'estate 2021, la malediranno per il resto della loro vita. E allora dicevamo adesso, il prossimo appuntamento qual è? Allora, il prossimo appuntamento importante, ti parlo dei mondiali, che saranno dal 12 al 18 giugno dell'anno prossimo, del 2022, Dove? e a Funchal, Madeira, che è l'isola del Portogallo, e in cui sono già stato agli europei in realtà quest'anno, ma che ritorniamo per fare il mondiale però, Sto quindi pensando a una almeno spedizione di Running on Air in Portogallo per venire a vedere, non sarebbe poi così male. E lì andiamo in che gare? E con Giorgio devo ancora parlarne di questo perché innanzitutto adesso non stiamo più allenando il 100 dorso, ma stiamo concentrandoci a stile, quindi comunque principalmente anche in distanze lunghe, quindi 100-400. Sullo sprint dei cinquantini non siamo a un buon livello, dato che gli avversari sono davvero forti nei 50, mentre nei 100 e 400 ho grandi possibilità. Diciamo la nostra, insomma. Esatto. Allora dicevi i mondiali quest'anno Sì, e poi nel 2023 andiamo agli europei. Ci saranno ancora i mondiali nel Ancora i 2023 mondiali? e nel 2024 europei e olimpiade insieme come quest'anno è stato fatto. Ah, ma è normale questa cosa? No, No, diverso dal eh? Covid, perché in realtà è sempre un anno europeo, un anno mondiale, un anno europeo, solo che col Covid nel Sono stati 2022 ci vari sarebbe stato rinvii. l'europeo, solo che l'hanno annullato, l'hanno messo il mondiale a Funchal, probabilmente i mondiali nel 2023 sono a Manchester. E poi nel 2024 Torniamo europeo in Inghilterra, eh? a vincere. Parliamone. Parliamone. Allora, la regia ci fa il segno che è il momento della musica di Radio Montorfano e poi noi torniamo qui, a Running On Air.